Buongiorno a tutti, eccoci arrivati al video delle letture del mese. Purtroppo, come per il mese scorso, sono ancora un po' in blocco letterario e quindi vi presenterò solo due libri e di uno non vi parlerò quasi per nulla perché è il libro delle letturine, quindi ci sarà un video a parte. Continuo a chiedermi perché la videocamera mi segue. Ho provato a togliere l'impostazione e il riconoscimento viso, ma mi segue lo stesso, quindi se qualcuno volesse darmi una mano a togliere questa opzione o a dirmi perché la videocamera mi segue, facendo venire il mal di mare a tutti quelli che mi seguono, mi farebbe un grande favore. Comunque, iniziamo subito con i libri. Allora, il libro delle letturine, di cui non vi parlerò praticamente per niente, è questo: Un'estate con il mostro, vivere, piangere e ridere con la sclerosi multipla di Fabrizio Sparta. Non voglio dire niente su questo libro se non che mi è piaciuto moltissimo. Ci sono tante cose da dire e le dirò tutte nel video delle letturine, quindi se siete interessati, se questo libro vi incuriosisce, vi consiglio poi di tenere d'occhio i video che pubblicherò perché nel giro di 1 o 2 settimane pubblicherò anche il video in cui parlo solo di questo libro, quindi un po' di pazienza. L'altro libro che ho letto questo mese è un altro libro abbastanza particolare. È un libro che ho trovato nella libreria di mia madre e che mi ha incuriosito moltissimo. Si chiama Essere nel sogno di Florinda Donner, con la prefazione di Carlos Castaneda. Io non avevo mai letto un libro di Castaneda e conoscevo solo per sentito dire questo, diciamo, il suo mondo di studioso e al contempo di stregone dell'America centrale, penso. Qualcuno mi corregga se sbaglio, per favore. No, parla di Messico. Questo è un romanzo di formazione. E come ogni romanzo di formazione che si rispetti, almeno tutti quelli che mi è capitato di leggere negli ultimi mesi, fin dall'inizio ho provato una grande avversione nei confronti della protagonista, ovvero di questa Florinda Donner, che non ci dice mai il suo vero nome. Florinda è il nome che prenderà poi una volta intrapresa la via degli stregoni. Appunto, è una storia in cui la protagonista all'inizio è realmente molto scettica nei confronti di questo nuovo mondo che non si sa perché quasi si impone nella sua vita. Ma piano piano le sue barriere, diciamo, mentali si sgretoleranno di fronte agli eventi incredibili che si troverà a vivere e ad assistere. E si incamminerà su questa strada del sogno, non senza qualche domanda, non senza paura, insomma, questa è una. La protagonista è una donna estremamente intellettuale, una studiosa, studia all'università, insomma, è una ragazza giovane, ma cresciuta in una famiglia tedesca e quindi di mentalità molto, molto rigida, sicuramente non predisposta a lasciarsi andare a esperienze di questo tipo. Florinda verrà in realtà totalmente catturata da questa esperienza e dalle donne e dagli uomini che le apriranno questa nuova vita, tanto da decidere di entrare lei stessa nel mondo degli stregoni e imparare a sognare. Il sogno in questo libro ha un'accezione davvero molto particolare. Non essendo io esperta diciamo, del mondo e degli studi di Castaneda, non so bene spiegarvi cosa si intende per sognare in questo mondo. E ovviamente non è un sognare tipico di tutte le altre persone, è un sognare da svegli, è un sognare praticamente sognando si rende possibile quello che nella realtà non sarebbe possibile. Ok, questa è una spiegazione assolutamente tremenda, però più o meno è quello che ho capito leggendo questo libro. Mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Diciamo che appunto mi è piaciuto a metà, perché il mondo che descrive è davvero davvero molto affascinante. Io sono un amante di libri che esplorano altre realtà, soprattutto nel mondo dell'esoterico. Però non sono riuscita a mettere da parte per tutta la lettura del libro l'antipatia fortissima che io ho provato per questa donna. È proprio
Forse perché in lei rivedo molto di me, ovvero l'incapacità a lasciarmi andare piuttosto che questa donna è soggetta a scatti di rabbia improvvisa e fortissimi, cosa che succede anche a me molto spesso. Ma il suo continuo tirarsi indietro di fronte all'evidenza di quello che le sta accadendo, l'ho trovato davvero, davvero fastidioso il continuare a voler negare che quello che queste persone le mostrano in realtà, in qualche modo. Non so, mi ha in qualche modo urtato, quindi il suo percorso è molto interessante, però ritengo che questo libro avrebbe potuto essere più breve, perché questa donna ricade spesso nelle stesse situazioni e negli stessi errori. L'ho trovato sì, un po' prolisso, quindi lo consiglio agli amanti del genere, a chi cercasse invece una lettura leggera, piacevole e lineare, questo assolutamente non fa per voi. Quindi diciamo che mi è piaciuto al 70%. E basta, diciamo che è tutto qui. Adesso sto leggendo il secondo libro di Nikolaj Lilin. Non so se vi ricordate, vi ho già parlato del suo primo romanzo, Educazione siberiana. E adesso ho attaccato con Caduta libera, che racconta la sua esperienza di sabotatore in Cecenia. Non vi dico niente e spero di finirlo entro la fine di novembre per poi parlarvene nel prossimo video. Quindi arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!